Un saluto a tutti, sono Vincenzo Salotto Rossetti e bentornati su State of Decay. Nella scorsa puntata la tizia qui alla radio ci ha letteralmente usati perché ci ha mandato alla vascoperta a cercare dei medicinali che in teoria dovevano essere per il nostro amico. In realtà non è stata così perché servivano a lei. E quindi ci ha usati. Noi lo sappiamo, però abbiamo abbozzato, come si dice. E quindi per ora rimaniamo qui. Siamo arrivati qui nella clinica, la clinica veterinaria. Abbiamo preso un po' di roba. Abbiamo anche esplorato e segnato tutto quello che c'è nella zona, quindi tutte le case, le macchine. E sappiamo che ci sono delle orde di zombie che girano un po' random. Siamo stati anche contattati da un gruppo di superstiti che sono qui, e che è proprio l'obiettivo di oggi. Però il nostro personaggio principale è stanco, quindi dobbiamo switcharlo con un'altra tizia, che è questa qui. Eccoci qua. Lei stava qui in cima, credo a fare un po' di tiro al bersaglio. Abbiamo i colpi, sì. Vi ricordate, abbiamo preso quel silenziatore nella scorso appuntamento. Che altro succede? Hello, Sam. I didn't see you at service last Oh, night. Sam, chi è Sam? You didn't see anybody at service last Sunday, Will. Nobody goes Vabbè. to those things because the rest of us are too busy Dicevo, ci to stay prendiamo around. Billy and the rest do a good il job silenziatore, cleaning these perché spots. The sicuramente way a I see it, lei it's my job to see ci to use tornerà these utile. facilities. Abbiamo By sitting in an messo? empty room Sì. with a Bible, Quindi per hoping 10 somebody will show up? colpi ci Impossible. funzionerà. Vabbè, Really? And how many people questi do you think parlano, have noi non seen ce you ne frega still niente there perché la after nostra leaving the missione è quella di hospital? andare a scovare un po' questi tizi che stanno qui. Tra l'altro, sempre nella scorsa Most of those dead guys come from appuntamento, ok, lei non ne ha la possibilità, però abbiamo sbloccato delle abilità speciali per il nostro main PG, tra virgolette, anche perché in teoria tutti quelli che noi possiamo utilizzare diventano main PG. E quindi andiamo a vedere un po' questi superstiti che a detta loro sono buoni. Però tutta questa zona direi di farmela con una bella macchinetta, tipo questa tutta sgangherata. Senti che rombo. Ecco. Accendiamo le luci, così ci si vede. Cerchiamo di non sfasciarla più che altro. Ok. Mettiamo sotto un po' di zombie e dirigiamoci verso il punto prestabilito. Questa è tutta campagna vista a perdere d'occhio. Sto seguendo un po'. Eccoci qua. La fattoria di Herschel. Per chi conosce Walking Dead, sicuramente saprà di chi sto parlando. C'è sopra uno zombie che ci dà un bel benvenuto e noi lo picchiamo. Dov'è il tizio? Forse nella casa, sicuramente. Vediamo un po' che cosa ci dicono e soprattutto se non sono ostili. Sono vicini questi. Ehi. Hey, so look, we're not doing that great here. You seem to have your shit together, so we were hoping you'd let us join up with your group. Bah, per me. How about it? Venite, dai. Più siamo e meglio Give me a few stiamo, moments. anche Watch my back. se. Anche se ci serviranno molte Let's do this quiet. più risorse in questo caso. Però potrebbero farmi comodo nel caso in cui mi servisse per trasportare degli oggetti. Qui ci sono soltanto Let me look around just a proiettili, little bit beh, more. niente di che, insomma, neanche a I'll be darn sprecare i safe. Stay punti alert. reputazione. Che caspita è successo sopra? Dov'è sto zombie? Dov'è? Caspita stanno, stanno sotto, sono entrati. Eccoli, oh, quanti!
va questo? È entrato tutto di corsa. Le porte che si chiudono da sole. Mettiamo un po' delle aste, così ci pariamo dalle... Eccole, da questi. E muore. Tanto sta sorgendo il sole, così anche voi riuscite a vedere un pochettino meglio, che nelle fasi notturne è un bel po' casino. Allora, io direi di lasciare la macchina sgangherata e prenderci il pick up, che è molto più figo. Tanto qui lagga un pochettino di... il gioco. Ok, possiamo tornare. Qui c'è una bella orda di zombie che ho schiacciato, anzi torno pure indietro perché finisco il lavoro. Ok, finiamo. Mi piace lasciare le cose a metà. Ops. Perché si sono sparpagliati. Eccoli, bravi, uno dietro l'altro. Taratam. Ok, orda di zombie sistemata, così. Qui ce n'è dell'altra, però direi di non esagerare. Questa non è una strada. Dove caspita sto andando? Devo fare il giro del laghetto. Andiamo qui. Ok, questa naturalmente è tutta zona che in teoria possiamo esplorare, ma per ora limitiamoci a riportare questi tizi indietro e a riprenderci anche il pick up che avevamo perso. Vediamo se ci passa. È un po' stretto qua. Olè. Ok, parcheggio. Eccovi qua, sani e salvi a casa, con un bel po' di roba che fa sempre comodo. Entrate, bravi. Chiudete. Ok, così abbiamo un bel po' di cose in più. Hai aggiunto le superstite al documento, premi il tasto D per aprire il diario. Ok, sarebbero questi, così possiamo vedere ciò che hanno appresso. E ho un altro tizio, Frank Jones, con cui posso switchare nel caso mi serva. Però torno con la tizia perché è decisamente più carina. Allora, dato che ci sono, cerchiamo di barricare bene qua tutta la zona, perché l'altra volta non l'ho fatto. Ed è sempre una cosa buona perché, come vi ho spiegato nella puntata precedente, c'è la possibilità che succedano degli avvenimenti quando noi non stiamo giocando, quindi è meglio prevenire e barricare bene tutte le finestre. Ho un'illuminazione. Usare più spazio per dormire. Ok, prevenire la privazione del sonno, quindi bisogna fare un po' più dei letti. E qui entra in gioco l'altra funzione del gioco, scusate, il gioco di parole. Perché praticamente, aprendo la schermata, vedete alcuni punti come questo e quest'altro sono vuoti, vuol dire che possiamo farci qualcosa o creare qualcosa. Gli altri possiamo, che sono già stati fatti, ad esempio questa è la cucina, possiamo sprecando delle risorse di cibo preparare un pasto sostanzioso, in modo che per esempio dà più vitalità massima a tutti, oppure un banchetto, 20 vitalità più 10 resistenza per tutti, sempre con 5 di cibo, però noi ce ne abbiamo 4, quindi per ora non possiamo fare niente. Oppure, ad esempio, se andiamo a selezionare la radio, possiamo dirgli che ci indichi dei materiali, quelli che abbiamo più necessità in quel determinato momento,
per 10 minuti, vedete, al costo di 20 influenza, punti influenza, per 10 minuti ci mostrerà sulla mappa tutto quello che noi vogliamo, quindi cibo, medicinali, munizioni, materiali, benzina, eccetera. Nei punti in cui non ci sono niente, possiamo costruire delle nuove strutture. In questo caso possiamo mettere un laboratorio di base, un dormitorio che è quello che ci serve, ci viene a costare 10 punti di influenza e 5 di materiali. Abbiamo tutto e quindi possiamo benissimo costruire. Ci metterà 9 minuti, quindi sono già al lavoro. Nell'altra zona, per esempio, potremmo metterci qualsiasi cosa perché pianta una tenda sopra. Al laboratorio di base. Dormitorio lo stiamo per fare. Area medica. Migliora la vitalità, aumenta ogni giorno le probabilità guarigione, sia in caso di ferita, sia in caso di malattia, allestimento e addestramento o una biblioteca. Minchia, ci faccio la biblioteca. Potremmo raccogliere libri e creare un'area di consultazione. Vabbè, ma sti cacchi per ora. Addestramento. Area di addestramento migliora la forma fisica e consente di affinare le abilità di combattimento. Chi è che spara, tra l'altro? Chi è che spara? Cioè, stiamo tutti attenti ai rumori e voi sparate. Vabbè, ritorniamo. E beh, allora fa a caciara. Ah, ecco, infatti c'è Marcus. Noi sulla vedetta possiamo, per esempio, vedere tiro allo zombie. Un minuto. Con un po' di cecchinaggio possiamo ampliare l'area sicura intorno alla casa. Oppure possiamo addirittura ampliare. Passare di livello la nostra piattaforma in modo che ci diano dei più bonus, dei bonus più importanti e migliori, oppure rimuovere direttamente lo spazio e quindi togliere la vedetta. Ma direi che ci serve. Allora, dobbiamo scegliere l'arma medica, ce l'ho, quindi direi che possiamo fare o il laboratorio di base o il centro addestramento. Ripare, rinforza automaticamente le armi ogni giorno, 100% di velocità di costruzione. Laboratorio di base, vai. Ok, il dormitorio mancano ancora 7 minuti e qui possiamo fare, qui non ci sono. Alan dice che l'esercito ha fatto arrivare delle persone in elicottero. Pare che siano. Andiamo un po'. Un po' se ci risegna, eccole qua. No, questa è infestazione zombie e questa qui è proprio vicino. Io direi che possiamo andare a dare un'occhiata. Vediamo un po' che cosa ci vengono a dire. Magari l'esercito ce la dà una mano, dato che qua stiamo un pochettino messi un po' a male. Dai, ci facciamo due passi. Vediamo un po' il. Non c'è lo zoom, però vediamo un po' il cecchino. Boom! C'era il silenziatore. Posso sparare ancora 9 colpi prima che il silenziatore perda efficacia. E muori. Tra l'altro abbiamo solo sta accettina che si sta quasi per rompere. Io me ne vado. Ups. Liscio. Ok. Oh, un altro. Vedete, con un'arma più leggera naturalmente faccio più colpi al secondo, ma faccio nettamente meno danni. Ok, allora dovrebbe essere qui davanti. Andiamo a vedere un po' l'esercito, cosa ci dice e che cosa vuole fare. Specialmente perché mi sembra che siano alquanto organizzati bene. Ciao, io arrivo con un fucile spianato. Oh, Corporal salve. Torres. Sergeant Sergente. Tan. It's been a Eh while. sì. What was it? 3 years? Ciao. Two. Afghanistan.
Ah, si conoscono anche. Yeah? Gotta say I'm surprised to see you standing around with your thumb up your ass while civilians are dying all around you. Sì. Fammi entrare, dai, dammi un bel fucilotto, un M16. Non mi dispiacerebbe affatto. Isolare, continui ad identificare. Bene. Quindi non ci salverà, a quanto pare. No. Ecco. E mi sembra anche che non ci faccia entrare. Quindi lascio l'area. Ammazza quanto me ne devo allontanare. Quindi niente, finché sono lì non posso fare nulla. Pazienza. Direi che mi imbuco dentro a sta casa e vedere se c'è qualcosa che mi può servire da portare. Chi è questo? Oh ma splatter a go. Come si apre? Devo recuperare un po' di forza. Se no non ce la fa a sfondarla. Dai, ti senti meglio? Sì. Come ho fatto prima? Bah. Forse ci vuole la skin della forza più grande, insomma. Più alta. Tu che caspita va, vieni giù. Che te corco. Posso entrare dalla finestra però? Ok. Direi che va. Tu? E sta zitta, aia. Liscio. Preso. Preso. E preso. Non vengono a prenderci. No, no, amica. Fuck 'em. We've survived this long. We'll keep surviving. Lily? I really hope you're at the radio station. Ecco, un altro magazine. Oh, questo? Ho una pistola, questo che cos'è? Un brufene. Prendo queste medicine. Contatta. Chiama sciacalli. Ai sciacalli venite. Che allora dove è andato a finire il cretino di tuo fratello? Dov'è? Ammazza, che c'è andato a fare qua sopra? A Jacob, che ci sei andato a fare qui? Allora, intanto mentre la tizia parlava io ho sfruttato la mia potenza, no, i miei punti influenza per chiamare delle persone che venissero qui. Ah, non ho armi bianche. Per recuperare degli oggetti. Vediamo un po' se arrivano. Ah, sì, eccolo qua. Sta arrivando. Io dove sono? Qua. Ok, per fortuna lontano dall'orda di zombie che sta lì. Eccola la tizia. Vediamo se gli devo dare una mano. Eccoti. Ciao amica. Corri che ti fa bene. Io intanto entro in quest'altra casa. Ah, è aperta. Bene. Consiglio, una volta per lo stato completamente questo edificio potrei stabilirci un avamposto. Che senso ha farci l'avamposto? Non lo so. Oh, quanta roba qua. Vediamo un po'. Facciamo un po' velocemente. Un bastone, molotov e lo zaino. Contatta i tizi, passo. No. Utilizzi rimasti 0 di 1, niente. Quindi me lo dovrò portare appresso. Carica, sì, carica zaino. Ecco qua. Però posso aprire intanto anche qui. Ah, quanta roba. Lo so. E lo so. C'è
ci dovrò ritornare. Posso... Che era la cosa dell'avamposto? Crea un avamposto nel edificio in cui ti trovi. Crea un avamposto. Looks like a good spot for an outpost. Should I tell everyone to pack up? Let's make this outpost happen. Creazione dell'avamposto. I'm headed home. Ah, così posso avere un armadietto e posare la roba. Figata. Diciamo l'armadietto condiviso tra questa zona dove sono ora e quella e l'altra zona. Così posso, posso svuotare quello che ho appena preso, tranne sto zaino. Ah, hanno finito la zona notte. Bene, bene. Almeno abbiamo più letti a disposizione per noi. Mi sembra che non ci sia più niente. Ok, vediamo un pochettino come si sta evolvendo la situazione qui, perché abbiamo degli avamposti, che è questo nascondiglio di materiali edili. Posso piazzare delle trappole per orde? Direi di sì. Ok, eccole, credo siano già scoppiate. Tieni premuto RB e premente per posare. Eccolo. Vabbè, che ci faccio? Direi che possiamo tornare indietro. Ah, ok. Ho tutta la zona. Ah, ora c'ho l'arma bianca. Ho il cerchio della zona, diciamo, che tecnicamente dovrebbe essere pulita, ma è la zona sicura. Per fortuna è abbastanza vicino all'altra mia zona. Ora portiamo via questo zainetto. Oddio, si stanca in fretta sta tizia. E poi vabbè, Jacob lo andiamo a prendere dopo. Eccoci qui a casa. Posiamo lo zaino. Questi parlano. Eccoci a casa. Basta avvicinarsi e abbiamo fatto un po' di XP e posato un po' di medicinali, il che non fa affatto male. Ok, quindi mi direi che anche per questo appuntamento è tutto. Abbiamo esplorato un pochettino. Io vi ringrazio come sempre della visione e ci vediamo quindi al prossimo appuntamento. Ciao ciao!